Natale con Santa Cecilia inizia il Grand Tour delle feste natalizie a Taranto e bisogna essere buoni, però non possiamo neanche far finta di niente. L'amministrazione Melucci ha compiuto l'ennesima discriminazione tra vie cittadine, tra commercianti. Evidentemente ci sono vie e commercianti di serie A, vedi appunto tutte le gran luminarie in via di Palma, in via d'Aquino e quant'altro, e poi le strade di serie B, le strade disgraziate, mi riferisco a via Principe Amedeo, via Oberland, ma grazie a Dio ci sono operatori commerciali che sopperiscono con la volontà, con l'impegno, con l'entusiasmo, con la forza di andare avanti. E abbiamo uno di questi commercianti, uno degli organizzatori, che insieme ad altri questa sera, per dare il via alle festività natalizie con Santa Cecilia, si sono autotassati e hanno fatto delle rappresentazioni natalizie, chiamiamole così, quindi la banda, quindi il Babbo Natale, quindi dei dolciumi, le cornie, e quindi pettole e quant'altro, le mascotte, insomma fate quello che avrebbe dovuto fare l'amministrazione Melucci. Abbiamo voluto un po' valorizzare la nostra zona, ormai da anni buia e priva di luminarie. Basti pensare che nessuno è passato nemmeno a chiederci se volessimo mettere le luminarie quelle per strada. A questo punto, infatti, chiedo scusa, noi vediamo, vi sto facendo vedere, sì, con le immagini abbiamo solo i lampioni, abbiamo le luci, esatto, normali, esatto, non le luminarie. Non c'è nulla, tutto ciò che vedete è messo da noi, a partire dai palloncini intorno agli alberi, ai pali dei segnali stradali, tutto autofinanziato da noi commercianti della zona. Ecco, ed è significativo che pur in un momento difficile, perché l'economia tarantina è in ginocchio, esatto, in particolar modo quella del borgo, voi comunque resistete e volete dare un sorriso, perché esatto, è Natale per tutti. Per i nostri bambini, perché anche i bambini della zona, diciamo, di serie B, hanno diritto ad avere le luminarie, le pettole, la banda e tutto quello che concerne il Natale. A me fa rabbia che proprio in questi minuti, a pochi passi, a poche centinaia di metri, 500 metri, neanche un chilometro, si fanno lustrini e paillette appunto a via di Palma, a via d'Aquino. Il sindaco si gonfia come un pavone con gli altri suoi cortigiani, e qui invece, come dire, siamo forse i cittadini poveri, ma non andiamo importa, avanti, andiamo avanti, perché certo, le cose certo, che si conquistano con i propri sforzi, i risultati sono ancora più belli. Cosa fate davvero con il cuore? Bene, che dire, allora mi stringo a voi, sono con voi come grazie, giornalista, sono grazie, con voi come consigliere comunale, perché non devono esistere le discriminazioni. Forza, buon Natale. Grazie, auguri a tutti.